Oggi è domenica, siamo al terzo giorno di presidio di fronte alla struttura del nuovo arsenale. Siamo veramente commossi dalla solidarietà che ci viene dai nostri concittadini, perché molti stanno cominciando ormai a capire che il problema di 140 dipendenti ex americani non è un problema fine a se stesso che riguarda solo queste persone, ma è un problema che riguarda tutta la comunità, perché è gente che spende, gente che va a fare la spesa, gente che ha famiglia, ha il desiderio di poter continuare a vivere e essere parte integrante di questa comunità. Abbiamo fatto questa manifestazione qua proprio perché siamo dentro, di fuori ora, però eravamo dentro a una struttura che riguarda, sulla quale tutti i maddalenini hanno riposto grandi speranze per il futuro, e noi pensiamo e vogliamo credere di essere il futuro di quest'isola, perché non è concepibile che un diritto di legge venga applicato in questa maniera, non è concepibile pensare che una famiglia che ha vissuto qui fino a oggi, che ha fatto, si è comprato una casa, insomma, manda i figli a scuola qua, si trovi costretta da un momento all'altro ad andare a vivere a Messina, a Catanzaro. Pensiamo che questo creerà un indebolimento del tessuto sociale e porterà a quest'isola allo spopolamento, e lo spopolamento è negativo, negativo soprattutto se si pensa di voler sfruttare quest'isola economicamente anche d'inverno, perché io faccio questo ragionamento: se tutte le nuove generazioni vanno via, pian piano col passare degli anni questi luoghi somiglieranno sempre di più ai vicini di, come Cannigione, Baia Sardini e Porto Cervo, e questo è negativo, negativo soprattutto se si pensa che in quest'isola esiste una storia che riguarda una comunità che vive e lavora qui alla Maddalena per 365 giorni all'anno. Abbiamo perso tanti posti di lavoro in questi ultimi anni, specialmente nelle strutture qua della difesa, che erano della difesa. Ora la nostra battaglia vuole anche creare un tampone verso questa emorragia di posti di lavoro, quindi i nostri posti dovranno essere ricercati qui alla Maddalena o al limite nelle vicinanze. Un posto non deve essere un posto che ci comporti il dover rinunciare a vivere qui e trasferirci in altro luogo. Siamo qui quest'oggi per esprimere solidarietà ai miei ex colleghi in lotta ancora perenne dopo 2 anni per il posto di lavoro e per il riconoscimento di una legge ormai approvata che sembra abbia degli ostacoli. Io credo che non si possa far a meno di ricordare che in questa vertenza la regione Sardegna è completamente assente, nulla. Evidentemente gli ordini che arrivano da Roma sono quelli di non intervenire o di non prendere nessuna posizione, non lo so. Sta di fatto che dopo il coinvolgimento degli enti locali, che hanno comunque offerto la possibilità di posti di lavoro in zona, anche perché perdere comunque 140 posti di lavoro per quest'isola sarebbe una mazzata troppo importante da sopportare, io credo che comunque si debba procedere in questo senso nella protesta per il riconoscimento di quelli che saranno i diritti che questi lavoratori hanno insomma. Ecco, io credo che questa sia veramente la prima manifestazione di livello che viene messa in campo dalle organizzazioni sindacali e da tutti i miei ex colleghi, e comunque li invito. Io non faccio più parte di questa vertenza, nel senso che ho scelto altre strade, però io veramente sarò vicino a loro con tutta la solidarietà possibile affinché gli vengano riconosciuti quelli che sono i loro diritti.